Buonasera a tutti, siamo con Valerio D'Ippolito, referente dell'Associazione Libera di Monza e Brianza, e Valentino Marchiorri, che l'ha accompagnato in questo viaggio che è partito a inizio maggio e che li ha visti partire da San Fruttuoso in Monza e arrivare a Pagliarelle in provincia di Crotone. Questo viaggio parte in memoria di Lea Garofalo. Prima di tutto, come è andato questo viaggio? È andato molto bene, perché abbiamo avuto l'opportunità di far conoscere la storia di Lea Garofalo a tantissima gente comune che incontravamo per strada, che ci chiedeva chi fosse questa ragazza impressa nella bandiera che portiamo dietro lo zaino, ad altri pellegrini, ad altri ragazzi che incontravamo e ci chiedevano informazioni sulle ragioni del nostro pellegrinaggio. È stata una bellissima esperienza anche interiore nostra, spirituale, nel senso che noi vogliamo solo testimoniare una storia, ed è una storia che, per quanto ci riguarda, va conosciuta soprattutto dalle nuove generazioni. Perché Lea Garofalo, con la scelta che ha fatto, ha voluto difendere il futuro di sua figlia. Sua figlia, che oggi ha 23 anni, vive sotto protezione, non ne conosciamo neanche il volto di questa ragazza, ha fatto questa scelta per dare un futuro senza e fuori dalle mafie alla figlia Denise. E quindi è una storia che va conosciuta. Per questo noi vogliamo semplicemente, con questo pellegrinaggio, testimoniarne il messaggio che lei ci dà. Se posso condensare in una sola parola, posso dire che bisogna vivere da uomini liberi, e le mafie sono il contrario della libertà. Il controllo del territorio che esercitano le mafie è prevalentemente un controllo della libertà delle persone, che la sequestrano e poi la utilizzano, la sfruttano con l'uso della violenza e col massacro nello stesso territorio nel quale poi la gente è costretta a vivere. Quindi io direi che è un messaggio rivolto alla libertà delle persone, affinché si liberino, iniziano un nuovo cammino, in particolare dove le mafie controllano in maniera minuziosa anche il territorio, le persone iniziano un nuovo cammino per liberarsi dal giogo delle mafie. Io aggiungerei anche la responsabilità, un messaggio di responsabilità individuale da fare con atti concreti. Questa è anche una parte importante. Io vi ringrazio e siamo onorati oggi di ospitarvi a Solofra, speriamo di rivederci. Per Solofra Oggi TV è tutto, Carmine Russo, buonasera.